E voilà! Ma vi rendete conto che queste polpette le ho fatte io? Poi fuori sono rimaste croccantine, dentro sono belle morbide e friabili. Spettacolo! Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Quanto tempo è che non faccio un unboxing? Tantissimo! E oggi è arrivato il momento perché vi farò scoprire dei nuovi prodottini. Lancia, lancia, perché così viene bene nel video, no? Tu me lo lanci, io lo acchiappo. Porca, sono un po' troppo forte. Volevo fare un video carino dove mi lanciavano un pacco e mi stava prendendo in faccia Veronica. Grazie Veronica, sei stata molto gentile. Se mi seguite su Instagram sapete già di che cosa sto parlando, perché una settimana fa, come potete vedere, ho parlato di questi prodottini che mi hanno inviato a casa. Tra l'altro abbiamo anche inscenato una sorta di rapimento dove gli amici di Altrofood mi hanno rapito per farmi assaggiare un nuovo loro prodotto che è veramente top. E adesso è arrivato il momento dell'unboxing perché vi farò vedere tutto quello che mi hanno mandato, vi farò vedere come si preparano, semplicissimo, e per di più vi dirò anche la mia riguardo questi prodottini super innovativi. Ma andiamo subito ad aprire questo mega pacco. Eccolo qua. Madonna, che bello fare gli unboxing e spacchettare le cose. All'interno ho trovato una marea di cose nuove che tra l'altro molti di voi sicuramente non conoscono, perché questi sono dei prodottini nuovi e veramente semplici da preparare e poi super buoni. Spoiler, li ho già assaggiati da loro in azienda. Vi faccio vedere tutto quello che mi hanno mandato. Abbiamo altro burger, guardate i pack quanto sono fighi, amici, super belli. È la cosa che mi ha colpito di più, oltre al gusto, ma dopo lo andremo a vedere. Abbiamo appunto i burger, abbiamo le cotolette, eccole qua, che belesse. Abbiamo le polpettine, totalmente vegetali come tutti gli altri prodotti, ovviamente. C'è il gatto che ogni volta che lancio un pacchetto sul divano mi guarda così. Scusa Moni, è un video, devo fare un po' il pirla, perdonami. Come al solito non mi risponde. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo i burger anche al gusto pollo, ma non è finita qui perché ce ne sono tanti altri, ragazzi, mi hanno inondato di prodotti e adesso vi spiegherò perché sarò a posto praticamente fino alla fine del 2023. Altro prodottino è questo trito, sempre di Altrofood, ovviamente il pacco è loro, non è che potevano mettermi i prodotti di altri, quindi anche il trito, magari per farci del buon ragù. Poi abbiamo le salsicce, si sente già l'odore da fuori, vi ho detto tutto. E poi abbiamo i nuggets, ma ora andiamo in cucina perché vi faccio vedere come si preparano. Bene amici, eccoci in cucina. Oggi prepareremo le polpettine. Abbiamo deciso di fare le polpettine perché questo prodottino non l'ho ancora assaggiato, quindi lo proverò insieme a voi. Le uniche tre cose che ci servono sono ovviamente le polpettine, l'olio di semi, sto usando quello di Coro, e poi dell'acqua. Quindi apriamo le nostre polpettine e andiamo a travasarle in una bella ciotola. Guardate che bel colore che ha. Poi amici, bisogna mettere 50 ml di olio, quindi bilancino, così non vi sbagliate. Vediamo se 51. Perfetto. E mettiamolo insieme alle nostre polpettine. E poi altra ciotola e versiamo 250 ml di acqua. Speriamo ci stia in questo contenitore, se no faccio una gaffe pazzesca. Però sembra di sì. Perfetto, siamo giusti, 2,51. Versiamo la nostra acqua all'interno del recipiente e amalgamiamo il tutto con un cucchiaio, con una frusta, con qualsiasi cosa avete in casa. È uguale, tanto verranno buone lo stesso. Tra l'altro si sente già un odorino interessante. Dopo un minuto che avete mescolato per bene, fate le polpettine con le mani. Adesso vi faccio vedere. Se le faccio io, le può fare chiunque. Con un cucchiaio prendete un po' di composto e create le vostre polpettine. Hanno un bell'aspetto, eh? Guardate, guardate che bell'aspetto. E poi vengono perfette. Guardate che belle. Le mettete qua e via. Facciamole tutte.
E voilà! Tra l'altro, cosa super interessante, come potete vedere, praticamente con un pacchettino solo sono venute fuori 10 polpette e dovete tenere presente che io le ho fatte giganti, quindi farle più piccoline significa averne, non dico una ventina, ma almeno 15. Molto interessante. E voilà! Ci vediamo tra mezz'ora. Altra cosa super interessante che volevo dirvi è che tutti questi prodottini di Altro Food, la cosa veramente interessante è che possono rimanere chiusi nel sacchetto per 12 mesi, quindi per un anno intero. Ma un'altra cosa veramente interessante e super utile è il fatto che possono stare 9 mesi in freezer. Quindi io adesso le polpette le ho messe in frigo proprio per farvi vedere poi l'assaggio del prodotto, ma semplicemente queste polpette io avrei potuto anche metterle nel freezer e tirare fuori una volta a settimana la mia porzione, metterla semplicemente in padella con un filo d'olio e mangiarle. E questa cosa è molto utile perché dedichiamo tantissimo tempo a cucinare tutti i giorni, a preparare le cose, oppure rischiamo di dover acquistare prodotti già pronti proprio perché non abbiamo nessuna voglia e non abbiamo tempo per cucinare. Invece con i prodotti di Altro Food li prepari una volta sola, sono super sani perché la lista degli ingredienti è veramente breve, quindi sono anche sani, li prepari, li metti in freezer e poi piano piano te li tiri fuori per mangiarli. Io sto provando le polpette, ma come vi ho fatto vedere prima ci sono tantissimi prodotti, ci sono le salsicce, i burger, il gusto pollo, il gusto carne e tante altre cose, quindi fatevi un giro sul loro shop che trovate qui e anche qui sotto in descrizione, invece se siete su Facebook qui sotto nei commenti. Devo dire che questa è una vera e propria innovazione, mi sto trovando molto molto bene. Sono passati 30 minuti o ancora no? E voilà amici, mezz'ora passata. Prendiamole e le buttiamo in padella. Un filo d'olio. Prendiamo le polpettine e le mettiamo in padella. 1, 2, 3. Guardate che spettacolo. Ed eccole qui, 5 minuti. E guardate che bell'aspetto che hanno. Spettacolari. Cioè, ma vi rendete conto che queste polpette le ho fatte io? Cin cin! Buon appetito amici, sono troppo curioso. Buone! Hanno un sapore particolare. Molto buone. Buone. Ma poi guardate dentro che belle amici. Guardate l'interno. Che spettacolo. E non gli ho aggiunto niente, soltanto un filo d'olio in padella, neanche sale, e sono salate giuste. Poi fuori sono rimaste croccantine, dentro sono belle morbide, friabili. Spettacolo, sono troppo contento. Che sei diventato uno chef grazie ad Altro Food. Esatto, sono molto contento perché l'innovazione di questi prodotti è incredibile, perché ne posso fare tantissime di queste polpette, burger, mettermeli in frigo e quando voglio me li tiro fuori la mia porzione. Infatti oggi passeremo una giornata a fare polpette, cotolette, sì, saremo esatto. A posto per tutto l'anno prossimo. Bene amici, sono super contento di aver fatto questo video. Vi ricordo nuovamente che tutti i prodotti che avete visto in questo video li trovate sullo shop di Altro Food, quindi www.altrofoodshop.com. Tra l'altro un'altra cosa che non vi ho detto è che all'interno dello shop potete creare la vostra box e aggiungendo determinati prodotti potrete ricevere anche degli sconti, quindi trovate comunque tutto sul loro shop che così vi spiegano tutto alla perfezione. Io non so più che altro dirvi amici, vi ricordo di seguirmi sul profilo Instagram Il Vegano Imbruttito, perché nelle storie spesso vi tengo aggiornati su nuovi prodotti, cose che accadono e tanto tanto altro. Noi ovviamente, come dico sempre, vero Nick, come dico di solito a fine video? Noi ci vediamo al prossimo video. Niente, ciao amici. Ok, quindi l'ha detto Veronique. Lo ripeto perché sennò non riesco proprio a chiudere il video. Noi ovviamente, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao amici, ciao ciao.